Quando si parla di anomalie congenite dell'apparato genitale femminile si fa riferimento ad un gruppo molto eterogeneo di anomalie, appunto, che possono interessare genitali esterni, vagina, utero, tube o ovaie. Dal punto di vista dei sintomi, il quadro sintomatologico è molto vario. Sicuramente l'assenza del menarca, ossia la prima mestruazione, dolori di pancia molto forti durante la mestruazione o anche in assenza della mestruazione stessa, difficoltà ai rapporti sessuali o poliabortività, sono tutte un quadro sintomatologico che può far pensare alla presenza di una possibile anomalia a carico degli organi genitali interni ed esterni. Per quanto riguarda l'incidenza nella popolazione generale, sicuramente l'anomalia più frequente è l'utero settato, che è una variante anatomica di un utero strutturalmente normoconformato che ha una cavità divisa in due da un setto fibrotico che appunto ne altera la conformazione interna. In questo caso noi ci avvaliamo dell'utilizzo della tecnica 3D ecografica per una corretta ricostruzione della morfologia uterina che permette un'accurata diagnosi differenziale con le altre anomalie a carico dell'utero che possono essere l'utero bicorne o l'utero di Delfo. Un gran numero di pazienti che afferisce al centro di riferimento per lo studio delle anomalie congenite dell'apparato genitale femminile del Policlinico presenta una condizione chiamata sindrome di Rokitansky. Nello specifico la sindrome di Rokitansky è un'anomalia congenita, ossia presente dalla nascita, caratterizzata dalla genesia, quindi dall'assenza di un utero completamente formato e della vagina. Questo comporta una mancata comparsa del menarca, ossia della prima mestruazione. Tipicamente, infatti, il primo accesso presso il nostro ambulatorio, che si trova alla Mangiagalli, è dovuto alla mancata comparsa della prima mestruazione. Da lì susseguono una serie di accertamenti clinici che portano poi ad una diagnosi. In Policlinico accogliamo tutte le donne che presentino il sospetto di avere un'anomalia a carico degli organi genitali femminili. In ambulatorio l'equipe è formata da ginecologa e psicologa, sempre presenti durante tutto il percorso diagnostico-terapeutico, in un clima che ci piace pensare possa essere empatico ed informale. La comunicazione della diagnosi ha il requisito fondamentale di essere esplicativo e semplice e ben compreso dalla paziente e dai genitori. Per questo utilizziamo come ausilio immagini, disegni, in modo tale da poter fornire una chiara spiegazione di quella che è la condizione anatomica delle pazienti. Noi siamo convinti che la chiarezza sia un punto di partenza imprescindibile per poter affrontare insieme un percorso basato sulla fiducia e sulla collaborazione. Facciamo inoltre parte di un'equipe multidisciplinare che opera in Policlinico, che si occupa dello studio del trattamento dei disordini della differenziazione sessuale e delle malformazioni anorettali. Durante tutto il percorso terapeutico e diagnostico le pazienti possono contare su una costante presa in carico e supporto da parte della nostra equipe. Offriamo anche l'opportunità di colloqui psicologici individuali o per le famiglie con la psicologa del gruppo. Inoltre offriamo la possibilità di incontri di gruppo a cadenza periodica che sono un prezioso supporto e una preziosa opportunità per le pazienti di confronto con persone che si trovano nella medesima situazione.